mare di sapori, al via la degustazione dei vini a bordo delle navi per le Isole Egadi. L'iniziativa, promossa dalla Strada del Vino Erice Doc, è stata presentata questa mattina al porto di Trapani. L'alberghiero torna in vetta, presentato ieri pomeriggio ad Erice la nuova sede dell'Istituto Palazzo Sales, nel cuore del borgo medievale. Verso il Couscous Fest, quasi tutto pronto per la 19ª edizione del Couscous, che si svolgerà quest'anno a San Vito Lo Capo dal 16 al 25 di settembre. L'Alba alle Case Romane, dopo il Marittimo Jazz Festival nell'isola, si è tenuta una nuova iniziativa in una location davvero suggestiva. E per lo sport, buone notizie. Continua la preparazione del Trapani in vista della partita contro l'Ascoli, ma da ieri Petkovic e Citro si sono allenati col gruppo. La pallacanestro Trapani scenderà in campo domani alle 18 ad Agrigento per la terza amichevole. E poi nella seconda edizione del nostro TG torneremo ad occuparci della riforma delle autorità portuali, dove è previsto l'accorpamento dello scalo trapanese con quello palermitano. Il presidente della regione Crocetta ha deciso di richiedere formalmente al governo nazionale la proroga triennale dell'autonomia amministrativa del porto di Trapani. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro TG. Questi erano i nostri titoli. Noi torniamo dopo la pubblicità con tutte le notizie e gli approfondimenti. Giusy Ferreri, Edoardo Bennato e Annalisa, i big della musica, si danno appuntamento a San Vito Lo Capo per il Couscous Fest. 10 giorni di grandi concerti, divertimento e gusto. Ricette d'autore firmate da grandi chef. 30 tipi di couscous al villaggio gastronomico. Il mare della spiaggia più bella d'Italia. Una gara gastronomica tra chef di 10 paesi del mondo. È una festa, è una magia. È il Couscous Fest. 16-25 settembre, San Vito Lo Capo. Couscousfest.it. Al via la degustazione di vini a bordo delle navi per le Isole Egadi. L'iniziativa, promossa dalla Strada del Vino Erice Doc, è stata presentata questa mattina al porto di Trapani. Degustazione di prodotti agroalimentari e vini con esperti sommelier a bordo dei traghetti della Caronte Tourist e la diffusione delle immagini relative alle bellezze del comprensorio trapanese attraverso appositi video sugli aliscafi della Liberty Lines. I buoni sapori made in Trapani e la promozione del territorio viaggeranno su mezzi che collegano il capoluogo con le Isole Egadi. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Welcome to Egadi Island by Erice Doc, il progetto promosso dall'associazione Strada del Vino Erice Doc, a cui ha aderito la casa vinicola Fazio. Al centro dell'attività ci saranno le eccellenze enogastronomiche di un territorio che va da Trapani a Favignana, passando lungo la costa per San Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo, Scopello, Custonaci, e che comprende anche Erice, Segesta e Mozia. L'iniziativa è molto interessante, è stata una felice intuizione dell'assessorato regionale agricoltura nella persona dell'assessore Cracolici, che ha intuito che bisogna elevare gli standard di accoglienza turistica in Sicilia e allo stesso tempo promuovere le eccellenze enogastronomiche certificate della Sicilia tramite i turisti, perché i turisti rappresentano il miglior promoter delle nostre eccellenze e quando vengono in vacanza in Sicilia accoglierli con un calice di vino Erice Doc sicuramente è un modo per far crescere la loro percezione positiva della nostra destinazione. Il servizio partirà da oggi? Il servizio partirà da oggi ufficialmente, anche se già da qualche giorno è operativo, e abbiamo riscontrato da parte dei turisti che usufruiscono di questo servizio di degustazione a bordo, come dire, un compiacimento assoluto dalle recensioni che pubblicano sui vari social. Il progetto rientra nell'ambito della campagna promozionale dell'assessorato regionale all'agricoltura. In Sicilia c'è un mare di sapori volto alla promozione e diffusione dei prodotti d'eccellenza dell'isola ai turisti che si recano nelle isole minori. Come assessore d'agricoltura abbiamo iniziato ad organizzare questa attività in via sperimentale, è un'attività che coinvolge non solo queste tratte ma anche si svolge in contemporanea sullo stretto di Messina, quindi nell'attraversamento, sui traghetti che fanno l'attraversamento, e anche lì con la degustazione dei fichi d'India sia allo stato fresco che come centrifugato sta ottenendo un notevole successo e riscontro da parte dei turisti che attraversano lo stretto. È un'attività che, dicevo, è in via sperimentale, che metteremo a sistema in questi mesi per poi portarla a pieno regime all'inizio della prossima stagione estiva, quindi il prossimo anno, e interesserà sicuramente tutte le tratte che collegano la Sicilia con le isole minori e la Sicilia con i porti più importanti del centro-nord Italia. Per tutto settembre, infatti, a bordo dei traghetti Caronte Tourist
Sarà dunque presente un angolo espositivo dove turisti e viaggiatori guidati da hostess sommelier potranno degustare a bordo alcuni dei più apprezzati bianchi delle cantine Fazio di Erice. Ad accompagnare i vini ci sarà anche una selezione delle eccellenze gastronomiche prodotte nell'area Erice DOC che aderiscono al circuito dell'associazione. L'olio extravergine d'oliva DOP Valli Trapanesi, prodotto dai premiati olifici Barbera, i prodotti di Tonnara Nino Castiglione, il sale marino di Trapani, GP, prodotto dalle saline della Laguna, il pane artigianale da grani antichi del forno Martinez. Il progetto di valorizzazione sarà svolto anche sugli aliscafi della Liberty Lines, dove durante tutta la traversata verso Legadi sarà proiettato un video promozionale sulle Erice DOC e distribuite brochure informative del territorio. Finalmente oggi partiamo con la parte operativa di un progetto molto molto interessante al quale abbiamo aderito da subito su invito dell'assessore Gracolici, che è quello di presentare le eccellenze siciliane sui nostri mezzi e ai nostri passeggeri. Un modo intelligente di promuovere le eccellenze del territorio sulla porta d'ingresso alle isole che sono i nostri passeggeri. 3,5 milioni di passeggeri l'anno che avranno la possibilità di degustare le eccellenze dell'isola. Da domani potrebbe essere revocato il divieto di balneazione sul lungomare Dante Alighieri. Il guasto alle condotte è stato riparato e pertanto già da domani potrebbe essere revocato il divieto di balneazione imposto sul lungomare Dante Alighieri nel tratto compreso tra Lido Rombo e l'ex Cavallino Bianco a causa dello sversamento in mare dei liquami di fogna. Frattanto il sindaco di Trapani, Vito Damiano, senza alimentare alcuna polemica, risponde al senatore Sant'Angelo che aveva dichiarato che l'impianto fognario della città non riesce a garantire e smaltire. Il sistema di raccolta dei liquami e della loro depurazione, dice, risponde ai severi requisiti di legge e la sua gestione rispetta la normativa vigente. I controlli sulle acque depurate sono costanti e non hanno sin qui evidenziato il superamento dei valori di riferimento. Quindi un impianto efficiente che garantisce la necessaria sicurezza sotto il profilo igienico-sanitario. I liquami bruti, puntualizza poi il primo cittadino, non sono quelli prodotti dalla città di Trapani, ma anche quelli di Erice e Paceco. Voglio ricordare che qualsiasi impianto, anche il più evoluto e raffinato, può andare incontro a guasti e malfunzionamenti, i cui effetti vengono dallo stesso sistema rilevati ed autogestiti senza creare particolari problematiche. Venerdì scorso alle 9 si è avuto il sollevamento del manto stradale e lo sversamento di liquami in corrispondenza delle due condotte che corrono sotto la strada delle saline. In questi casi il primo provvedimento è l'arresto delle pompe di mandata di entrambe le condotte per evitare l'ulteriore fuoriuscita di liquami che per predisposizione progettuale dell'impianto vengono convogliati verso uscite di sfogo opportunamente realizzate, in assenza delle quali i liquami ritornerebbero nei luoghi di origine, cioè le abitazioni. Tali sfoghi, necessariamente a mare in quanto la minore quota in assoluto, dice Damiano, sono quelli che più di una volta hanno salvato la città da disastrosi allagamenti dovuti alle abbondanti precipitazioni. L'ordinanza di divieto di balneazione che ha interessato il lungomare Dante Alighieri nel tratto compreso tra Lido Rombo e l'ex Cavallino Bianco è stata emessa qualche ora prima che iniziasse lo sversamento in mare. L'intervento, protrattosi per 32 ore consecutivamente, ha consentito di individuare e riparare la rottura di una delle due condotte che, alle 19 di sabato, è stata messa in pressione per le necessarie verifiche di tenuta. Purtroppo, intorno alle 5 di domenica, spiega il sindaco, una seconda rottura ha richiesto da subito un secondo intervento con la sostituzione di circa 10 metri di condotta, sin dalle prime ore della mattinata di domenica, che si prevede sarà concluso nella serata di lunedì. A partire da domani, pertanto, l'amministrazione comunale potrebbe quindi revocare l'ordinanza di divieto di balneazione. Al via al Sant'Antonio Abate di Trapani il progetto You Care Too, che ha come obiettivo quello di affrontare i bisogni psicosociali dei pazienti oncologici. Il reparto di oncologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate è uno dei 15 centri coinvolti nel progetto You Care 2, avviato dall'Associazione Italiana Oncologia Medica. Il progetto ha come obiettivo quello di affrontare i bisogni psicosociali dei pazienti oncologici, migliorando la comunicazione con il personale sanitario e ha lo scopo di accrescere l'umanizzazione delle cure. Tra gli interventi è previsto l'individuazione di un infermiere di riferimento, fornire un supporto psicologico, creare un punto di supporto e rivelare i bisogni sociali e il disagio psicologico.
Inoltre lo staff clinico diretto da Filippo Zerilli frequenterà nei fine settimana, a spese dell'AIOM, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, degli appositi corsi presso la scuola UCare di Milano per la necessaria formazione. A questo scopo ha parlato il direttore generale dell'ASP Fabrizio De Nicola, dichiarando che è fondamentale sostenere psicologicamente chi riceve l'impatto di una diagnosi di tumori, compresi i loro familiari, fornendo il corretto supporto contrastando non solo la malattia, ma anche l'ansia e la depressione. È un progetto innovativo che vuole migliorare l'approccio con il malato e le cure, ha spiegato Zerilli, formando medici e infermieri perché acquisiscano delle competenze necessarie e per fornire ai malati e a chi li assiste informazioni in modo adeguato, al momento giusto e in un contesto appropriato. Alla fine del corso il reparto riceverà il certificato di umanizzazione, così da informare i pazienti dell'attenzione che l'equipe sanitaria avrà nei suoi confronti. Chiusi per disinfestazione e derattizzazione gli esili nido comunali, ovviamente disagi per l'utenza. Iniziato il 1 di settembre è interrotto il 7 il servizio di asilo nido del comune di Trapani. Restano chiusi a tempo indeterminato per derattizzazione e disinfestazione i 4 plessi di Viale Marche, Viale Marino Torre, Viale Canale Scalabrino e quello di Via Santa Maria di Capua, già precedentemente chiuso per lavori di ristrutturazione. Viene da chiedersi se e come mai è possibile che dopo mesi di chiusura estiva la derattizzazione doveva essere fatta proprio adesso. Protestano i genitori che improvvisamente si sono trovati con la difficoltà data dai bambini da collocare. Alcuni si sono rivolti ad asili privati con un notevole aggravio di costi considerato che avevano già versato la loro quota al comune. A seguito della improvvisa chiusura degli asili, il senatore del Movimento 5 Stelle Sant'Angelo ha chiesto al comune l'accesso agli atti per meglio far conoscere alla cittadinanza i particolari sulla vicenda. Nel frattempo, proprio stamattina è spuntato analogo avviso affisso dietro i cancelli della scuola materna Polizzi di Viale Marche, dove dal giorno 14 sarebbero dovute iniziare le lezioni. Riforma e referendum, come cambia la Costituzione? Il titolo dell'incontro organizzato dalla senatrice Pamela Urrù in collaborazione con l'Unione Provinciale PD di Trapani, che si terrà oggi pomeriggio alle 18 all'Hotel Crystal. Interverranno il senatore Luigi Zanda, presidente del gruppo PD al Senato, il senatore Roberto Conciancic, coordinatore del Comitato Nazionale per il Sì, e la senatrice Pamela Urrù. L'incontro sarà moderato dal giornalista, il nostro direttore Rocco Giacomazzi. Il centro storico di Erice si riappropria dell'istituto alberghiero De Florio, offrendo alla scuola una nuova sede di rappresentanza che ospiterà stabilmente le classi del triennio con indirizzo diverso enogastronomia, accoglienza turistica, sala e vendita, i cui studenti rispondono ai requisiti di eccellenza. Gli studenti si integreranno con il territorio e con le attività che lì hanno sede stabile per diventare parte di un sistema sinergico che fonda le proprie basi su un'offerta turistica professionale e appetibile. Alla presenza del sindaco Giacomo Tranchida e del dirigente scolastico Pina Mandina, infatti, si è svolta nel pomeriggio di ieri la presentazione della nuova sede succursale di Palazzo Sales agli operatori del settore enogastronomico, ristorativo e ricettivo della vetta, ai quali sono state prospettate le azioni di promozione e collaborazione tra la scuola e l'amministrazione comunale, con l'auspicato coinvolgimento degli stessi protagonisti storici del territorio. Abbiamo intervistato il sindaco di Erice e la preside Mandina. Ci abbiamo creduto e stiamo realizzando questo obiettivo, un obiettivo programmatico, ma la cosa più importante, al di là dei programmi di questa amministrazione, è il fatto che l'istituto alberghiero si riappropria in certo qual modo di una sede storica. Il fatto che ci sia un incontro fra pubblico, comune, istituto alberghiero e privato, gli imprenditori del territorio, insomma, la dice lunga anche sull'approccio con il quale la dirigenza dell'alberghiero propone alla città di Erice anche un percorso formativo per i propri ragazzi dal punto di vista professionale, ma anche collaborativo per, come dire, sostenere un'economia in difficoltà, a rischio spopolamento, ma che sicuramente ha bisogno oggi per competere sul mercato globale di un'offerta ancora più qualificata e specializzata. L'alberghiero ci dà questa opportunità, io mi auguro che gli operatori del centro storico sappiano coglierla fino in fondo. Verranno 100 alunni circa, 6 classi
percorsi di indirizzo diverso, sia l'accoglienza turistica, sia l'indirizzo di sale e vendita, che è quello appunto di enogastronomia. Ragazzi del triennio, perché l'obiettivo è quello di lavorare sul territorio e di sposare quello che è il progetto ERICE di sviluppo del territorio. Quindi l'obiettivo non è quello di formare operatori, ma di dare e restituire al territorio professionisti. È una bella sfida, ho accolto ovviamente la proposta dell'amministrazione con grande entusiasmo, perché io credo che questi ragazzi debbano avere un'opportunità dal territorio in cui nel territorio in cui si sono formati e nel territorio in cui sono nati. Quindi mi auguro davvero che la città di Erice, il centro storico, adotti questi ragazzi dando loro un'occasione di crescita formativa e ovviamente avendo restituito dalla scuola la condivisione progettuale sullo sviluppo di Erice. Quasi tutto pronto per la 19ª edizione del Couscous Fest, che si svolgerà come sempre a San Vito Lo Capo quest'anno dal 16 al 25. Ritorna a San Vito Lo Capo per la 19ª edizione il Festival Internazionale dell'Integrazione Culturale. Il Couscous Fest, organizzato dall'Agenzia di Comunicazione Feedback, quest'anno producer dell'evento in sinergia con il Comune di San Vito, insieme a main sponsor di caratura nazionale ed internazionale, vede la partecipazione di chef provenienti da tutto il mondo. E poi degustazioni e cooking show con i più prestigiosi protagonisti della cucina italiana: Claudio Sadler, Giancarlo Morelli, Giorgione, Sonia Peronaci, Luigi Pomata e Filippo Lamantia. A condurre gli appuntamenti Federico Quaranta di Decanter, lo chef Andy Luotto, la showgirl Eliana Chiavetta. Il primo weekend sarà dedicato al campionato italiano di couscous, con la partecipazione di 6 chef, tra i quali si eleggerà l'ultimo membro della squadra italiana, che assieme ad Angola, Francia, Israele, Marocco, Mauritius, Palestina, Perù, Stati Uniti e Tunisia costituiranno il cuore della gara internazionale, che sarà giudicata dalla giuria tecnica e da quella popolare. Angola e Perù sono alla loro prima partecipazione. Immancabili poi i cooking show al Palabia, le degustazioni alle case del couscous, come sempre dislocate nei punti sinergici della cittadina balneare. Sul palco di Piazza Santuario si dibatteranno poi i temi di attualità all'interno del caffè Le Couscous, con la partecipazione di giornalisti e scrittori del calibro di Gianluigi Nuzzi, Antonio Calabrò, Giuseppe Piazza, Giorgio Mulè e Marzia Roncacci. La rassegna è il fiore all'occhiello del nostro territorio, spiega Matteo Rizzo, sindaco di San Vito Lo Capo, e ha tagliato traguardi importanti con una storia lunga 19 anni, premi e riconoscimenti. Oggi l'evento è uno dei maggiori del panorama nazionale e riesce ad attirare in un periodo di bassa stagione oltre 200.000 visitatori con ricadute reali nel nostro comprensorio. La sera infine spazio ai grandi concerti gratuiti a Piazza del Santuario. Si parte alla grande sabato 17 con il concerto di Alvaro Soler, artista internazionale per il quale si prevede il record di presenze, visto che proprio San Vito Lo Capo è una delle 4 mete scelte tra le date italiane del suo concerto, prima dell'esperienza come giudice del talent show X Factor. Per l'occasione sarà anche montato un maxi schermo in spiaggia. Poi gli altri protagonisti delle serate musicali saranno Annalisa lunedì 19, Luca Carboni martedì, mercoledì sarà la volta di Edoardo Bennato e giovedì Giusy Ferreri. Infine spazio anche alla comicità grazie alla partecipazione del duo comico I Soldi Spicci di Roberto Lipari. Insomma, gli ingredienti per un'edizione da ricordare ci sono veramente tutti. Domenica 18 settembre a Favignana si terrà il primo raduno poetico Isola di Favignana. L'iniziativa si aprirà alle 10 a Palazzo Florio ed è patrocinata dal Comune delle Egadi. Il raduno fa da richiamo a poeti provenienti da tutta la provincia di Trapani, come rimarcato da Paola Gusinu, coordinatrice dell'evento. E dopo le serate del Marettimo Jazz Festival, anche l'Alba Casa Romane domenica ha registrato un'ulteriore partecipazione numerosa. Il servizio. Un attimo solo. Tutte le sere un pubblico dai grandi numeri tra residenti, turisti e intenditori, con una standing ovation generale alla serata conclusiva rivolta sia ai protagonisti della manifestazione che agli organizzatori per aver portato per la seconda edizione consecutiva a Marettimo, una delle più belle isole del Mediterraneo, la musica di qualità. Il Marettimo Jazz Festival, conclusosi sabato sera, ha confermato la propria capacità di coinvolgere sia la gente del posto che gli artisti intervenuti e anche gli appassionati giunti da lontano in un crescendo di emozioni legate alla musica e proposte in un contesto dal fascino insuperabile.
Dall'8 al 10 settembre, tra street band e concerti sul palco, si sono svolti 3 giorni di grande spettacolo per far sì che il jazz incontrasse il mare. L'iniziativa è stata realizzata dal comune di Favignana Isola Egadi e dall'area marina protetta Isola Egadi, con la direzione artistica di Alberto Anguzza e il sostegno dell'associazione CSRT Marettimo. Siamo assolutamente soddisfatti della riuscita dell'evento e dall'interesse mostrato nei confronti dell'iniziativa, dice il vice sindaco Enzo Bevilacqua. La partecipazione di pubblico è andata oltre le aspettative e gli spazi dell'oratorio parrocchiale non sono stati sufficienti ad ospitare tutti gli interessati. L'impegno dell'amministrazione, visto il grande successo riscosso, è quello di ripetere l'evento il prossimo anno con il doppio obiettivo della promozione dell'isola in generale, dal momento che un gran numero di persone hanno raggiunto Marettimo in questi giorni della rassegna appositamente per seguire l'evento. Particolarmente emozionante il tributo del pubblico durante l'ultima sera a Lino Patruno e a Mauro Carpi, definito nel corso dell'esibizione il migliore violinista contemporaneo in Italia e anche a livello internazionale. Dopo le serate del Marettimo Jazz Festival, anche l'Alba a Case Romane domenica 11 settembre ha registrato un'ulteriore partecipazione numerosa, un appuntamento fisso da qualche anno che si svolge grazie a un'atmosfera suggestiva al primo sorgere del sole con il gruppo musicale Anima in Canto. Protagonisti ne sono stati Simona Guaiana, voce soprano, Rosalia Catalano, flauto e Vincenzo Toscano, violoncello e autore dei brani musicali, con la partecipazione straordinaria dell'attore Diego Gueci. Un particolare momento di ricordo è stato dedicato a Fabiola Ardizzone, l'archeologa scomparsa qualche mese fa, autrice di alcuni studi a Case Romane. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione CSRT Marettimo con il patrocinio del comune di Favignana Isola Egadi. Da alcuni anni ormai investire nella cultura per noi è una scelta precisa, dice il sindaco Pagoto. Il grande fascino di Marettimo, unito a una manifestazione così apprezzata e richiesta, costituisce ormai un mix collaudato. L'invito è per il prossimo anno, sempre per la prima decade di settembre, dove l'iniziativa trova la sua collocazione ideale. A presentare il Marettimo Jazz Festival è stata Claudia Parrinello, noto volto televisivo ed official speaker del Trapani Calcio. Dal 9 al 15 settembre a Favignana si festeggia la festa del Santissimo Crocifisso, patrono dell'isola di Favignana. Un appuntamento ricco di fede, tradizione, degustazioni, talk e spettacoli. Vieni a Favignana e festeggia con noi la festa del Santo Patrono. E adesso lo sport, il calcio, termina 0-0 in Tella Pisa, posticipo della terza giornata di Serie B. Continua invece la preparazione del Trapani in vista dell'impegno di sabato contro l'Ascoli, però con una buona notizia, Citro e Petkovic sono tornati ad allenarsi in gruppo. C'è ottimismo in casa Trapani, i 3 pareggi hanno comunque fatto vedere delle buone cose, soprattutto per quanto riguarda la personalità ed il carattere. Da ieri poi i sorrisi si sono allargati, finalmente Bruno Petkovic e Nicola Citro sono tornati ad allenarsi con i compagni. Non più lavoro differenziato quindi, ma la possibilità di vederli sabato almeno in panchina. Proseguono invece il recupero dai rispettivi problemi Matteo Scozzarella e Maurizio Ciaramitaro. Torniamo alla partita con l'Avellino ed ascoltiamo Giuseppe Figliomeni scelto dal mister come titolare. Sono felicissimo di essere stato schierato dal primo minuto, ma la cosa più importante è che non abbiamo subito gol, perché per un difensore è quello che conta di più secondo me, quindi sono felice della prestazione generale della squadra, c'è sempre da migliorare. Ma in settimana lavoriamo per riportare poi in partita quello che ci chiede il mister. Dovevamo fare il giro palla veloce e cercare di impostare l'azione da dietro, ci siamo riusciti, specialmente nel primo tempo dove siamo andati più volte vicino al gol, peccato perché secondo me si poteva vincere anche la partita nel primo tempo, poi è normale, abbiamo spinto un po' e nel secondo tempo siamo un po' calati, però dobbiamo continuare a lavorare e a fare quello che ci chiede il mister settimanalmente. Ma parto dal punto di vista che secondo me è meglio fare 3 pareggi che 3 sconfitte, perché sono 3 punti e sono molto importanti per questa classifica di Serie B, perché è molto lungo il campionato. Siamo imbattuti e la vittoria sono sicuro che arriverà molto presto.
Sì, è stata una partita non bellissima magari da vedere, però secondo me abbiamo fatto un buon calcio, specialmente nel primo tempo, dove, ripeto, siamo andati più volte alla conclusione e potevamo veramente fare gol. Però c'è da lavorare, da migliorarsi sempre, perché dobbiamo tutti quanti migliorare e ascoltare quello che ci chiede il mister, perché possiamo davvero toglierci belle soddisfazioni, secondo me. Ma sì, ho giocato centro-sinistra oggi nella difesa 3, sono abituato a giocare in tutti i ruoli del reparto difensivo. Mi piace tanto giocare a calcio, è normale che sono qui da 10 giorni, sono felice di essere stato schierato in campo, devo prendere sicuramente i 90 minuti, questo succederà col passare delle giornate in fretta, sono qui per dare una mano a tutti quanti, per mettere in campo la mia esperienza e riprendermi ciò che devo riprendere, perché negli ultimi anni ho avuto purtroppo un problema al ginocchio che per fortuna ho risolto, e quindi voglio tornare a fare grandi cose. Brutta Batosta invece alla prima di campionato per la primavera di Mister Longo, infatti la squadra è stata sconfitta in casa per 6-0 da Latina. Passiamo invece a parlare adesso di basket. Si giocherà domani pomeriggio alle 18 ad Agrigento, la terza amichevole della Pallacanestro Trapani. Ma ascoltiamo invece le parole di Kevin Cusenza al termine dell'amichevole contro Capodorlando, vinta dai Granata. Sì, sicuramente abbiamo giocato molto meglio, più concentrati da subito. Abbiamo messo in difficoltà, loro sapevamo una squadra categoria superiore, però sia in attacco che in difesa abbiamo giocato veramente meglio rispetto all'altra volta. Sì, sto molto meglio. Con il gruppo c'è un rapporto super, sono tutti ragazzi stupendi, è impossibile non andare d'accordo con qualcuno, e quindi meglio di così non può andare. Adesso invece chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Questa sera alle 21 trasmetteremo il primo talk show della 13ª edizione del Premio Saturno Trapani che produce, dedicato al turismo. A seguire andrà in onda la prima serata di premiazioni, a conclusione lo spettacolo comico, insomma, di Sasa Salvaggio. Invece sul canale 649 alle 16 e alle 22.30 andrà in onda l'incontro di calcio regionale Dattilo Mazzara. E adesso pubblicità per noi, ma torniamo qui sempre in diretta con la nostra seconda edizione del TG. Vi aspetto.